Un'idea che potrebbe aiutarvi a trovare il carico bene sullo sci esterno, sullo sci che resta in basso, il che è corretto ed è sempre la certezza di un buon equilibrio. Ecco, l'idea che vi può servire, invece di pensare alla parte che deve essere carica, pensare ad annullare le tensioni muscolari sulla parte del corpo interna alla curva, quella che rimane più scarica. Soprattutto la coscia interna alla curva, allentarla quasi completamente, lasciar salire il ginocchio in modo che in curva ci troviamo come se il piede interno alla curva fosse salito su un gradino, con la coscia che non lo ha tenuto giù basso sul gradino sotto, ma che lo ha lasciato venire su. In questo modo si toglie di mezzo la parte interna e prende valore la parte esterna, sulla quale muscolarmente riusciremo ancora meglio ad usare la giusta forza. Venite, proviamo, eh? Allora, adesso riprendiamo l'idea tradizionale che abbiamo già visto, riprendiamo l'idea dei colori e diamo il rosso col sinistro e il blu col destro. Ora sappiamo che quando diamo un colore dobbiamo togliere l'altro, quindi ora do il blu e tolgo il rosso a sinistra, ora do il rosso e tolgo il ginocchio a destra, tolgo il ginocchio sinistro, lascio salire il ginocchio destro, lascio salire il ginocchio sinistro, lascio salire il ginocchio destro, e mentre sale il ginocchio spingo la testa e le spalle e il petto sul piede che sta in basso, relax e giù sul piede, e mentre il piede prende il carico il ginocchio interno lo lascio salire. Mentre il ginocchio interno sale, il piede esterno prende carico. Eccoci qua.